Nicola Zolin, nostro ospite questa sera, autore di VJ, anche nell'ultimo numero, giovanissimo, 32 anni, scrittore, ma anche viaggiatore, perché decide di girare un po' il mondo e in modo ecosostenibile. Siamo sempre stati convinti che voler fare qualcosa porta a riuscire. Poi l'idea è stata, vabbè, lo facciamo senza consumare niente nel modo più ecologico possibile. Mettersi in mare per andare dall'altra parte dell'oceano con una barca a vela di 13 metri e mezzo. Poi veramente si è creata questa situazione di immenso e claustrofobia allo stesso tempo, no? L'Unione Europea, 60.000 rifugiati sono rimasti bloccati in Grecia. 2.000 circa al porto di Pireo, 10.000 nei vari campi di Atene, altri 10.000 nei vari campi di Salonicco.